Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura si continua a lavorare in vista del nuovo anno scolastico, soprattutto nella provincia di Teramo e nel capoluogo a seguito del sisma dello scorso 24 agosto che ha provocato problemi in alcuni edifici scolastici, al Comi, al Classico Delfico in particolare. Il presidente dell'ente provincia, Renzo Di Sabatino, spiega come si sta muovendo appunto la provincia di Teramo, e la dirigente scolastica del Delfico rassicura intanto sui controlli effettuati nell'istituto. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. A Teramo proseguono senza sosta le verifiche negli istituti scolastici dopo il terremoto dello scorso 24 agosto. Problemi al Comi, al Classico Delfico, con la situazione comunque sotto controllo e già a conoscenza e monitorata dalla provincia, come spiega ai nostri microfoni il presidente Renzo Di Sabatino. Il Comi era già, diciamo, oggetto di un finanziamento. Abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Reluis che hanno ritenuto opportuno precauzionalmente dichiararlo non agibile. Per quanto riguarda invece il Delfico, anche questo è già oggetto di finanziamento per il quale stiamo lavorando. Invece l'inagibilità riguarda l'ultimo piano, che peraltro a noi era già nota, infatti in quel piano non si faceva nulla. Di nuovo rispetto a prima c'è stata la verifica di alcune lesioni vicino alla parete frontale, per la quale abbiamo disposto già da adesso di mettere provvisoriamente dei tiranti per far stare ancora più al sicuro i cittadini, non gli alunni, perché ci potevano essere pericoli di stacco di pezzi ma verso l'esterno. Sono tranquillissima perché ho assistito a tutta l'ispezione capillare di tutto l'edificio, capito? Quindi fatto in maniera veramente analitica. Prima sono venuti i vigili del fuoco, poi sono venuti i tecnici della provincia e non hanno rilevato alcuna criticità. Ho qui il sopralluogo proprio, quindi non ci sono problemi. Per maggiore sicurezza la provincia ha chiamato la protezione civile, siamo stati qui fino alle 21:30 di venerdì, hanno stilato una relazione, quindi l'edificio è sicuro, è solido. Si sviluppa in senso orizzontale, quindi è piantato bene. Alcuni genitori si sono rivolti a lei, sono preoccupati. Devo dire grande maturità da parte dei genitori, perché è venuto un genitore, io ho fatto vedere il documento, tutto a posto, insomma non è che sono subissata. Quindi se tutto va bene il 12 primo giorno, da dove entreranno però i ragazzi? Allora, è stata traslata l'apertura? A parte che probabilmente termineranno i lavori entro sabato. Due ingressi laterali. E poi c'è anche, io ho altri tre ingressi, ne ho altri tre, capito? Su Vico del Nardo ce n'ho due e ce n'ho un altro, ma ci stanno controllando tutto bene l'altra uscita, quindi voglio dire, insomma, non c'è problema, capito? Tranquillamente. Poi io in genere il primo giorno di scuola faccio entrare prima le quarte, poi gli altri li faccio entrare dopo, capito? Per abitudine, proprio per conoscere questi ragazzi, insomma, quindi state tranquilli. L'attenzione massima alle amministrazioni sullo stato degli edifici pubblici dovrebbe rappresentare il fiore all'occhiello di ogni buon governo, così l'opposizione a Teramo attacca l'amministrazione Blucchi proprio sulla sicurezza nelle scuole. Il servizio di Elisa Leuzzo. Una conclamata incapacità di programmare interventi che garantiscano la sicurezza dei bambini. È forte l'accusa che i gruppi consigliari del Partito Democratico fanno al sindaco Maurizio Brucchi. Reo, dopo due anni di mandato e dopo aver ricoperto anche in precedenza il ruolo di assessore ai lavori pubblici, di non saper fornire una fotografia dello stato di salute e dell'adeguamento alle normative della sicurezza del patrimonio immobiliare scolastico comunale. I genitori fanno bene ad essere, diciamo, preoccupati, anche se dobbiamo dire subito che la nostra non è una zona sismogenetica, quindi qualsiasi evento sismico ovviamente sarebbe di riflesso su questo territorio. Noi abbiamo zone sismogenetiche nell'Aquilano e ovviamente quello che abbiamo ascoltato e abbiamo subito in questi giorni sono di riflesso e aggiungeremo per fortuna. Però questo non ci limita a dover porre la massima attenzione, cioè non bastano più le rassicurazioni a
voce di qualche politico. Qui è il momento che i tecnici interni, ma io dico soprattutto esterni all'amministrazione comunale, facciano quello previsto dalla legge. Nel 2003 una legge ha provvista che si faccia la verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici, le scuole in modo particolare sono quelle più sensibili, e quindi è il caso che si faccia. Adesso, se hanno dei costi, le amministrazioni devono vedere come sopperire a questi costi. Cioè, è il caso che nel giro di qualche settimana, che ovviamente non è possibile farlo subito, vengono fatte delle verifiche scientifiche, cioè proprio con analisi del materiale, analisi del terreno, per far sì che qualcuno, ripeto, un tecnico possibilmente esterno, si prenda la propria responsabilità nel dire se le scuole stanno a posto oppure cosa bisogna fare per metterli in regola. E rispondere con carte alla mano? Assolutamente sì, non bastano, ripeto, più le parole di qualcuno che vuole rassicurare solamente per, diciamo, far credere che sia tutto a posto. Il tutto a posto non lo può dire il politico per questioni di circostanza, ma lo deve dire un tecnico abilitato a fare questo. Ed ora alcune notizie di cronaca. Pronta un'istanza al Tribunale del Riesame per due degli arrestati nel blitz della Procura Antimafia di L'Aquila, denominato Isola Felice, che ha visto l'arresto a Termoli del boss della 'ndrangheta di Mesoraca, Felice Ferrazzo, del figlio e di altre persone affiliate. Il penalista Giuseppe Mileti ha predisposto una richiesta al Tribunale della Libertà di revoca delle misure a carico dei suoi assistiti Vincenzo Macera ai domiciliari e Costantino Petrucci con obbligo di dimora, entrambi di Campomarino in provincia di Campobasso. Nei confronti del primo è scattata l'accusa di tentata estorsione e spaccio, mentre per il secondo quella di associazione a delinquere collegata al traffico di droga. In attesa che vengano fissati gli interrogatori da parte del Tribunale di L'Aquila, Mileti ha predisposto il ricorso al riesame sostenendo che per questi fatti i due sono stati già giudicati. Maltrattamenti in famiglia e lesioni, queste le accuse nei confronti di un 44enne originario del Teramano ma residente a Pescara, arrestato nella tarda serata di ieri dagli agenti della squadra volante della Questura Adriatica. La polizia è intervenuta in un'abitazione della zona Colli a seguito di una segnalazione di un'aggressione e hanno trovato una donna con una ferita ad una mano che poi ha riferito agli agenti di essere stata colpita dal figlio con cui aveva avuto problemi negli ultimi tempi. Per questo lo stesso uomo ieri sera, nel tentativo di impossessarsi delle chiavi di casa, ha iniziato a discutere animatamente con la donna fino ad aggredirla prima di allontanarsi ed essere rintracciato poco dopo dagli agenti in via di Sotto. Trattenuto in questura questa mattina, l'uomo è stato giudicato per direttissima nel Tribunale di Pescara. Ed ora siamo all'Aca. Il 10 di settembre ci sarà l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei nuovi vertici e del nuovo amministratore unico in sostituzione di Vincenzo Di Baldassarre. Il sindaco di Francavilla Antonio Luciani auspica una scelta coerente della politica per il bene dei cittadini. Ascoltiamolo. Sindaco Luciani, si avvicina il momento clou per quanto riguarda il futuro dell'ACA. Il 10 ci sarà questa importante assemblea per l'elezione del nuovo amministratore unico. Sì, i sindaci stanno discutendo sull'opportunità di nominare un nuovo vertice per l'ACA. C'è da dire che l'amministratore uscente non ha presentato la sua domanda e quindi nei 21 curriculum che ci sono stati presentati non troviamo il suo. Noi abbiamo già avanzato la nostra proposta, a me piace andare nel merito della questione. Chiunque sarà il nuovo presidente, io spero che sia una persona competente che riesca finalmente a dare una svolta all'ACA, che attualmente, l'ho ribadito, l'ho detto più volte, non funziona. È un'azienda, una delle più importanti che abbiamo nel nostro territorio, ha un volume d'affari di 60 milioni di euro, si occupa di acqua potabile ma soprattutto di depurazione, un tema molto caldo. Non ho nascosto il fatto che sia giusto in questi temi che intervenga anche il governatore della regione per dare dei buoni consigli, perché questa reputo una prassi corretta. La cosa che trovo scorretta invece è parlare politicamente di schieramenti, centrodestra, centrosinistra, che non interessano ai cittadini, sono lontani anni luce dalle problematiche dei cittadini. Noi vogliamo un'ACA che funzioni e faremo di tutto per ottenere un'ACA che funzioni. Luciani, c'è la possibilità di arrivare a queste elezioni con un candidato unico?
Ma io allo stato attuale penso che non ci sia questa possibilità e penso che non ci sia questa possibilità perché non c'è chiarezza da parte di tutti. Io sto auspicando una presa di posizione da parte dei sindaci che si devono occupare dei loro territori. La prima domanda alla quale vorrei rispondessero davanti ai loro cittadini è se l'ACA attualmente funziona oppure no. Bene, se la risposta dovesse essere no e dobbiamo dare una svolta, dobbiamo prendere una posizione ben precisa. E di sicurezza nelle emergenze, il 23 settembre all'Aquila parlerà il capo della polizia Franco Gabrielli, il servizio di Germana Dorazio. L'ASL Avezzano, l'Aquila sul Mona, l'Università dell'Aquila, l'Istituto di Fisica Nucleare, l'INAIL e l'AIAS mettono insieme le loro migliori eccellenze in una giornata di analisi e proposte operative che si concluderà con l'intervento del capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, già prefetto dell'Aquila ai tempi del terremoto. Il 23 settembre prossimo, infatti, all'Aquila, all'Auditorium della Guardia di Finanza, si svolgerà a partire dalle 8:30 un convegno nazionale per il quale prevista la presenza di circa 400 persone provenienti da varie regioni italiane. Il titolo del convegno sarà Sicurezza integrate nel sistema Italia. Si tratta di una tavola rotonda ad alto livello che cercherà di affinare nuove strategie e modelli per l'adozione di misure speciali contro i diversi tipi di eventi, tra cui il terremoto tornato purtroppo nelle cronache italiane proprio di recente, in grado di mettere fuori mercato l'intera produttività di un'azienda, oltre che procurare eventi luttuosi a carico dei lavoratori e della popolazione in generale. Blindare l'incolumità dei dipendenti e proteggere i dati sensibili come salute, religione, opinioni personali ed altro, alzando il livello di risposta di ciascuna azienda contro il terremoto, ma anche attacchi informatici, terrorismo ed altro. Ed ora parliamo di Trivelle, in particolare di Ombrina Mare. Il pozzo è stato chiuso con successo dalla ditta scozzese Zenith Energy per conto della Rockhopper con un procedimento denominato tappa e abbandona, costato 250.000 sterline, circa 300.000 euro. A renderlo noto è la ricercatrice della California State University, Maria Dorsogna, da sempre contraria alla petrolizzazione dell'Adriatico, che ha ricordato che il pozzo è stato chiuso grazie all'impegno della gente normale. Secondo la Zenith, Ombrina era particolarmente delicata a causa delle alte concentrazioni di idrogeno solforato rimaste nel pozzo e perché durante il bull heating potevano esserci sbalzi di pressione, anche se tutte le operazioni sono terminate nel migliore dei modi. Andiamo avanti. Nuovi spazi in centro e occupazione di suolo pubblico per le attività dei commercianti di Pescara con dei dehors. L'annuncio è arrivato dall'assessore Giacomo Cuzzi, che ha illustrato anche le nuove opportunità per la marineria pescarese con il bando dell'Unione Europea. Assessore Cuzzi, buone notizie per i commercianti pescaresi del centro perché ci saranno nuovi spazi proprio per le attività pubbliche della zona centrale di Pescara. Sì, nuove possibilità di occupazione di suolo pubblico a servizio del comparto commerciale. Abbiamo dato atto a quel programma Pescara per il commercio da qui fino a dicembre. Questa è una delle prime iniziative che abbiamo assunto modificando la delibera 840 che escludeva nelle aree centrali la possibilità di prevedere dehors in via Regina Margherita e in via Regina Elena. Noi l'abbiamo modificato e questo sarà un sostegno ulteriore a tutte quelle attività, mi riferisco come ad esempio alle attività di ristorazione che animano sia via Regina Margherita che via Regina Elena. Ci sono buone notizie anche per quanto riguarda la marineria pescarese grazie ad un bando dell'Unione Europea per quanto riguarda la pesca. Sì, stiamo lavorando molto per la costituzione del FLAG Costa di Pescara, è un fondo europeo, un bando regionale. Noi parteciperemo con la strategia che si dovrà presentare entro il 9 settembre, stiamo facendo un lavoro di partecipazione ascoltando tutte quelle che sono le istanze della marineria e degli operatori del settore e delle associazioni di categoria. Abbiamo costituito il protocollo d'intesa
noi saremo come comune di Pescara il partner pubblico, abbiamo fatto un avviso per quanto riguarda la ricerca di partner privati, è una buona opportunità perché si tratta di 1 milione di euro da destinare al comparto attuando una strategia importante che partirà dalla valorizzazione delle tradizioni, da nuove possibilità ad esempio sulla filiera corta e tutta una serie di azioni che andremo a fare qualora ci venisse riconosciuto questo finanziamento così importante per la nostra città. E nelle prossime ore massima attenzione al peggioramento delle condizioni meteorologiche con l'allerta che è stata diramata di livello 2. Andiamo ad ascoltare l'esperto Giovanni De Palma. Sulla nostra regione il tempo è in peggioramento a causa dell'arrivo di un nucleo di aria fresca di origine nordatlantica che irromperà dai vicini Balcani e causerà un peggioramento proprio a partire dal pomeriggio e nel corso della serata. Un peggioramento che si tradurrà con dei rovesci e dei temporali accompagnati da raffiche di vento e da temperature in diminuzione. Fenomeni a partire dalle vicine Marche in estensione al Teramano e nel corso del pomeriggio sera verso le tante zone, soprattutto quelle che si affacciano sul versante adriatico. Fenomeni a carattere sparso invece sul settore occidentale, quindi nell'Aquilano e sulla Marsica. Nella mattinata di martedì assisteremo a temporanee schiarite, soprattutto sul settore centro-orientale della nostra regione, anche se soffieranno ancora forti venti dai quadranti settentrionali, ma l'arrivo del nucleo di aria fredda determinerà un nuovo peggioramento a partire dalla tarda mattinata e ancor più nella seconda parte della giornata di martedì, con una nuova intensificazione dei fenomeni anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e temperature in ulteriore diminuzione. Da non sottovalutare poi la persistenza dei fenomeni dell'instabilità anche nella giornata di mercoledì, quando sussiste la possibilità di precipitazioni persistenti soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, con temperature in ulteriore diminuzione, tant'è che non si escludono delle nevicate sulle cime più alte dei nostri rilievi. Insomma, una situazione che continuerà ad essere instabile almeno fino alla giornata di giovedì. Poi successivamente sembra che la situazione inizi a migliorare, ma comunque manca ancora troppo tempo per sapere che tempo farà nel prossimo fine settimana. Si è conclusa con successo a Loreto a Prutino l'iniziativa di beneficenza Una Matriciana per Amatrice, raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate. Il servizio di Vestina News. Beh, io ho già aderito all'iniziativa di Slow Food, un futuro per Amatrice, devolvendo una parte della vendita alle amatriciane. Questa sera abbiamo fatto ampliata in piazza per coinvolgere più persone, per dare un piccolo contributo, veramente piccolo, simbolico, però insomma, sempre importante. Non mi aspettavo questa partecipazione, veramente tante persone, e l'abbiamo organizzata in fretta e in furia, con una settimana. Devo dire che proprio la risposta è stata grande, grande, grande dei cittadini di Loreto. Li ringrazio pubblicamente. Sì, ringrazio i cittadini che hanno partecipato numerosi all'iniziativa promossa dal Convivio Girasole, dall'Associazione Barabba Sound e dal Collettivo Studentesco per la raccolta di fondi per aiutare i paesi terremotati del centro Italia, diciamo, perché purtroppo è un terremoto che ha interessato 4 regioni. Iniziativa lodevole. È fatto consumando un piatto tipico di quelle zone. E adesso siamo allo sport, calcio di Serie A in primo piano, meno di un'ora e mezza per polverizzare i circa 12.000 biglietti per la partita di domenica sera tra Pescara ed Inter. Grande entusiasmo ovviamente nella tifoseria biancazzurra per una partita che riserva una serie di incroci per alcuni giocatori di massimo oddo. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Si è aperta questa mattina alle 10 la vendita dei tagliandi per la partita di domenica sera all'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Inter. Il clima che si respira è quello da tutto esaurito, un po' per il blasone dell'avversario, un po' per l'entusiasmo generato dalle prestazioni del Pescara nelle prime 2 giornate di campionato, corroborato dalla vittoria a tavolino attribuita al Delfino dal giudice sportivo. I biancazzurri di massimo oddo proprio da questo lunedì ripartono con gli allenamenti per preparare il posticipo della terza giornata, con una buona parte di potenziale ancora da esprimere.
L'amichevole col San Nicolò di giovedì scorso ha lanciato segnali incoraggianti per Alberto Aquilani e Jean-Christophe Baebec. Il centrocampista romano avanza già la sua candidatura per un posto da titolare in mediana, lui che rappresenta il fiore all'occhiello della campagna acquisti del Delfino. Quasi certamente partirà ancora dalla panchina l'attaccante francese, che deve completare il processo di ambientamento, considerando anche che in fase offensiva il Pescara si è mosso bene e che se Oddo decidesse di inserire un centravanti più di ruolo, quasi certamente opterà per Rei Manai in gol contro il Sassuolo. A indossare i panni di leader e di ex sarà Ugo Campagnaro, il difensore argentino. Per 2 anni ha indossato la maglia dell'Inter, anche se l'esperienza milanese non ha avuto gli stessi fasti di quella napoletana, anche perché si incrinarono i rapporti con l'allora tecnico Walter Mazzarri. Poi i ben noti problemi fisici: in 2 stagioni sono state 31 le partite in nerazzurro, 23 delle quali il primo anno per il Toro di Moron, che contro il Sassuolo ha toccato le 200 presenze in Serie A. Sarà una gara speciale per gli ex Biraghi e Manai, che in estate sono arrivati dall'Inter, il difensore a titolo definitivo, l'attaccante in prestito dopo aver debuttato lo scorso anno collezionando 4 gettoni nella massima serie. Manai è dunque di proprietà dell'Inter e su Twitter ha confermato: non posso esultare contro l'Inter, ma darò il massimo per vincere, magari segnando. Così come da pochi mesi anche Gianluca Caprari è di proprietà del club nerazzurro, promesso sposo nell'ambito proprio di quell'operazione che ha portato in riva all'Adriatico Manai e Biraghi. Una sinergia, quella tra Pescara e Inter, che poteva arricchirsi in caso si fosse concretizzato l'interesse nerazzurro per Valerio Verre, cosa che potrebbe comunque avvenire in futuro. Nel frattempo Oddo attende il rientro dei nazionali. Dopo Gjomber, ieri impiegato per quasi tutta la ripresa con la Slovacchia, beffata nel finale dall'Inghilterra, stasera toccherà a Manai e Memushai, Albania impegnata con la Macedonia per le qualificazioni al Mondiale russo. Domani Verre in campo con l'Under 21 contro Andorra nelle qualificazioni al prossimo europeo di categoria. Scendiamo di categoria adesso in Lega Pro. Sabato scorso, nel pareggio del Teramo contro il Bassano, è stato tra i migliori in campo. Parliamo di Danilo Bulevardi, tanti chilometri macinati dal centrocampista che andiamo ad ascoltare nell'intervista realizzata da Jacopo Forcella. Danilo Bulevardi stanchissimo alla fine di questa Teramo Bassano, probabilmente il migliore in campo dalla tribuna, sei d'accordo? Ma è una bella cosa sentirmi dire questo. E sì, ho corso tanto, abbiamo fatto tutti bene, una grandissima prestazione al di là della prestazione personale. Siamo molto contenti e sono anche io contento per come ho fatto oggi. C'è un po' di rammarico perché probabilmente il Teramo che abbiamo visto per alcuni tratti della gara forse le avrebbe meritati 3 punti. Siamo stati verso la fine sfortunati, i primi 20 minuti abbiamo magari un pochettino sofferto, poi però abbiamo creato anche noi, abbiamo avuto delle opportunità da rete che non siamo riusciti magari a concretizzare, però alla fine come avete visto abbiamo creato 5-6 palle gol, che abbiamo preso 2 traverse, purtroppo siamo stati anche sfortunati, c'è da dire questo. D'altronde dall'altra parte c'era il Bassano, che è davvero una squadra molto complicata da affrontare. Bella squadra, bella compatta, bella aggressiva sulle seconde palle, gioca bene, tutto sommato, però ce la siamo giocata alla pari noi. In tribuna c'era anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, non so se lo hai visto, se ti ha detto qualcosa, ovviamente la tua speranza è tornare da giocatore fatto a Pescara. Magari un giorno, come ti ho detto l'altra volta, sono molto ambizioso, spero sempre di salire di categorie perché io voglio arrivare il più in alto possibile. Questo. Adesso la prossima tappa sarà Pordenone, complicata, davvero complicata. Ma tutte le partite sono complicate, però dopo questa partita io sono più che consapevole perché abbiamo fatto un passo avanti e vedendo una squadra così cattiva, aggressiva, con voglia di vincere e tutto, io penso che se andiamo là con questa testa possiamo andare a fare il risultato. Ed è iniziato il campionato di Serie D, ieri la prima giornata, abruzzesi in campo, tra l'altro c'è stato anche il primo derby, quello fra Vastese e Chieti, finito 4-0, ce lo racconta Paolo Renzetti.
La Vastese festeggia il ritorno in Serie D dopo 7 anni e lo fa nel migliore dei modi, battendo nettamente nel sentitissimo derby i cugini neroverdi per 4-0 dopo una gara durata di fatto 45 minuti. Avvio di campionato positivo per la formazione di Colavitto, che pure nel primo tempo ha incontrato qualche difficoltà a superare la difesa teatina prima di dilagare nella ripresa, quando il Chieti ha accusato un evidente calo fisico. Per la squadra di Mariani è una sconfitta che poteva anche starci alla vigilia e che conferma ma come ci sia bisogno urgente di rinforzi. All'Aragona, in un clima da piena estate e con caldo anche sugli spalti, grazie alla presenza di quasi 2000 spettatori, nonostante la concorrenza dei lidi aragonesi, lo spettacolo è davvero grande. In campo la squadra di casa è praticamente al completo, eccezion fatta per Galizia. Lavoro in corso per i neroverdi con diversi esordienti per una squadra ancora da completare. L'avvio è come previsto di marca locale, anche se bisogna attendere il 16esimo per vedere una conclusione velenosa dell'atteso ex teatino Fiore, che manca dall'interno dell'area di pochissimo il bersaglio grosso. Al 25esimo i tifosi di casa gridano al gol, ma il colpo di testa di Cosenza su assist di Campanella termina al lato di un soffio. Cresce di intensità la spinta della squadra di Colavitto, sostenuta dai suoi tifosi, e al 27esimo è ancora Cosenza, sempre di testa, a creare un brivido in area ospite. Al 31esimo punizione tesa in area di Fiore con la respinta di Mecca, che poi subisce fallo. La pressione locale è sempre più costante. Al 33esimo c'è un'altra buona opportunità aragonese, questa volta con un colpo di testa fuori misura di Di Pietro. Passano 2 minuti e Felici colpisce il palo esterno della porta difesa da Mecca. La squadra neroverde inizia a barcollare con i biancorossi, che invece continuano a spingere. Al 39esimo ancora Fiore ci prova dalla distanza con una deviazione che per poco non beffa Mecca. Nel finale di prima frazione non accade più nulla, con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa si apre all'ottavo con il vantaggio locale. Trozzo strattone in area teatina Prisco per Cascella di Bari e rigore che lo stesso Prisco realizza per il vantaggio locale. La squadra di casa non è però paga e al 12esimo arriva così il raddoppio ad opera di Fiore, che di testa mette in rete a porta vuota dopo la traversa colpita da Felici. I neroverdi crollano e al 16esimo la squadra di casa trova il tris. Felici colpisce un altro legno, la palla termina poi a Cosenza, che segna dall'interno dell'area il gol del 3-0, che chiude la gara di fatto con mezz'ora di anticipo. Non c'è infatti storia, visto che al 25esimo è Mecca a negare a Prisco il gol del poker, che arriva con Manzo alla mezz'ora grazie anche alla complicità di Mecca. Dall'altra parte inoperoso per gli interi 90 minuti l'estremo aragonese Russo, poi solo la festa biancorossa per un successo benaugurante per il prosieguo di un torneo che i tifosi di casa si augurano ricco di soddisfazioni. Ed ora andiamo a vedere San Nicolò Fermana, finita 0-0 con Ania Cantagalli. Possesso palla e occasioni non concretizzate. È un buon San Nicolò quello che deve vedersela contro la Fermana nel primo match di cartello della stagione, ma che non riesce a trasformare in rete le opportunità create. Epifani cambia rispetto alla gara di Coppa Italia vinta contro la Vastese ed inserisce Chiacchiarelli, chiamando fuori Traini, non ancora in condizione, mandando in campo poi da subito il classe 97 del Pescara, Andrea Testi, in attacco. Caldo e prudenza di inizio campionato spingeranno ad avere un primo tempo per lunghi tratti da sbadigli. L'atmosfera si scalda prima con qualche tiro dalla distanza da una parte e dall'altra, e poi il San Nicolò prova l'affondo. È passata da poco la mezz'ora quando Mozzone si invola sulla sinistra e fa partire un cross che Valentino non riesce a fermare. Chiacchiarelli sul secondo palo manda però alto in scivolata. Poco dopo è ancora San Nicolò. Petronio vede il movimento di Bisegna, anticipato però sul più bello dall'estremo difensore della Fermana. Sul finire del primo tempo è la Fermana a rendersi pericolosa con un calcio di punizione battuto da Molinari, sul quale Recchiuti si allunga allontanando la minaccia. La Fermana parte bene nella ripresa, ma è il San Nicolò ad avere l'occasione più ghiotta quando Napolano illumina dalla sinistra per Chiacchiarelli, che si libera in bello stile dell'avversario, ma il suo sinistro si spegne di un soffio a lato. Epifani prova a cambiare qualcosa inserendo un più rapido Moretti in avanti e richiamando Testi in panchina. Sul campo però si fa fatica a registrare azioni degne di nota. La Fermana si desta poco dopo la mezz'ora quando Molinari, ancora da calcio di punizione, vede Recchiuti toccare il pallone quel tanto che basta per farlo finire sulla traversa. La squadra di Epifani prova a capitalizzare al 36esimo. Massetti va via sulla destra e mette dentro un cross tagliato sul quale Forò si getta per anticipare sul più bello Moretti. I tatticismi ovviamente cadono nel finale. Petrucci ha la palla buona ma spara alto sulla traversa. Moretti poi va via invece a bossa poco dopo, ma di petto Traini non riesce a deviare in rete.
Nel finale grandi proteste del San Nicolò per un atterramento in area dello stesso Traini. Il direttore di gara lascia proseguire senza assegnare il calcio di rigore come invece richiesto dai biancazzurri. Finisce così 0-0, un punto all'esordio stagionale per il San Nicolò che domenica prossima sarà a Chieti per il primo derby della stagione. Esordio con vittoria invece per il Pineto che supera per 2-0 il Campobasso, il servizio di Roberta Di Sante. Inizia con il piede giusto l'avventura del Pineto che dopo 18 anni ritrova la Serie D battendo con un convincente 2-0 il Campobasso davanti ad un Mariani Pavone gremito in ogni ordine di posto con buona rappresentanza di tifosi molisani. Non poteva immaginare esordio migliore mister Ammazzalorso che dovendo rinunciare agli infortunati a Sogna con le Lori e Marfia schiera un 4-4-2 con due sole novità rispetto alla Coppa sugli esterni. Emili a sinistra e il neo arrivato Proietti a destra dal primo minuto mentre la coppia d'attacco è Cacciatore Antenucci. Raffaele Novelli risponde con un più offensivo 4-3-3 con Improta in luogo dell'infortunato Petrella a fare da vertice avanzato del tridente completato da Sudan e Mulatero. Dirige l'incontro l'arbitro Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, gli assistenti Pintaudi di Pesaro e Donatelli di Taranto. Campobasso che parte con il piede giusto con Sudan che al primo minuto imbecca Improta e la sfera che termina fuori. Rossoblù ancora avanti al 12° e sempre Sudan a provare di controbalzo senza fortuna. Al quarto d'ora la risposta del Pineto con Cacciatore che mette in mezzo Esposito, si avventa sulla sfera in acrobazia ma Cotticelli è attento e para in tuffo. Brividi per il Campobasso che al 18° deve cedere al maggior attivismo del Pineto. Altro corner dello specialista Cacciatore per Proietti che prolunga sul secondo palo dove staziona Capitan Stacchiotti che di piatto piazza il diagonale all'angolino opposto per l'1-0. Esplode il Mariani Pavone e galvanizzato dal pubblico di casa l'11 bianca Azzurro guadagna campo e convinzione. Clamoroso al 28° quando Antenucci a tu per tu con Cotticelli da posizione defilata spedisce incredibilmente fuori un gol praticamente fatto per poi disperarsi. Nella ripresa il Pineto legittima ancor più il vantaggio di fronte ad un Campobasso che non riesce a mettere pressione a Mazzocchetti. Voltasio è controllato bene e sulle fasce rosso-blu soffrono la maggiore vivacità soprattutto sulla destra di un Proietti che si è inserito benissimo. Al 12° un Cacciatore in grande spolvero calcia a botta sicura con Francesco D'Angelo che si immola in rovesciata salvando sulla linea. È il preludio al raddoppio pinetese che arriva al 17°. Cacciatore dalle retrovie vede l'inserimento di Antenucci che prova la girata, Cotticelli respinge ma all'altezza del secondo palo uno Stacchiotti in versione goleador ribadisce in rete per il definitivo 2-0 e la doppietta personale per un difensore centrale che non perde il vizio del gol. E il gol lo meriterebbe anche Cristian Cacciatore per quanto fatto vedere in campo ma la sua conclusione di prima intenzione al 28° è tanto bella quanto sfortunata. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da questo Campobasso che non riesce a rendersi mai veramente pericoloso, imbrigliato dalla manovra del Pineto. Emblema della giornata storta dei rossoblù la punizione di Sudan al 42° che termina a lato. Finisce così con un netto 2-0 per i padroni di casa che vincono e convincono in questa prima giornata casalinga in attesa della trasferta di domenica in quel di Pesaro. E finisce anche il nostro telegiornale, grazie per averci seguito anche oggi, prossimi appuntamenti con il TG6 alle 19 e alle 23, buona giornata.